Siamo, questo l'ho fatto io, dietro il palcoscenico di Vecchioni, che ora sta ultimando il suo concerto, un concerto eccezionale. Qua abbiamo una raccolta di modellini d'epoca, aerei, macchine, macchinine, trattori, abbiamo tutto. E abbiamo dietro le nostre spalle, abbiamo la discoteca in cui i ragazzi ogni sera si raccolgono a qualche divertimento mondano, naturalmente. Le ragazze sono molte, i ragazzi cercano a volte di conoscerle, naturalmente le ragazze sono anche molto simpatiche in questa festa dell'unità. Ora sfumando possiamo vedere anche dietro, di fronte, il palcoscenico di dietro. Il palcoscenico di dietro, eccolo qua. E qui si vede la gente che è affollatissima e di fronte al palcoscenico. E ora faremo alcune interviste su alcune ragazze o signori molto interessati a Vecchioni. No, su Tele Ferrara, qualche domanda. Le risposte sono veloci. Allora, ti piace per Vecchioni? No. Te? Non molto. Musica ascoltata. Qualsiasi tipo di musica. Ho capito. L'ascoltate per i testi o per la musica? Per tutte e due. E per te? Lo stesso. Più i testi sono importanti. Mi piace molto la discoteca. Sì. Tantissimo. Uguale, state andando in discoteca naturalmente. Sono due disco. Va bene, grazie. Ciao. Musica. Non me ne intendo di questo. È stato pensato che la nuova musica del futuro sia proprio questa, è d'accordo lei? Sì, sì, ah. Perché si è riscontrato che la musica da discoteca molto spesso, quando i giovani escono, sono portati anche a paurosi incidenti. E questo come ne pensa? Ma che cosa vuoi che pensa? Come ti chiami? Giorgia. Sabina. Maura. Bene. Il concerto vi piace molto? Cioè Vecchioni è un cantante che ascoltate quotidianamente oppure... No, sono venuta, ci piace abbastanza, almeno penso di poter parlare... Indifferente, a me piace abbastanza. Sì, quindi voi nella musica ascoltate il testo, oppure guardate la bellezza del cantante, oppure cos'altro? Beh, dai, il testo è anche la musica, non è solo il testo. Il testo è la musica. La musica, le canzoni... Quindi in un cantante come, non so, Nick Cayman, guardate il testo? Oppure... Ma noi guardiamo il ritmo, magari, non guardiamo... Qua ci credo. Guardiamo anche il cantante. Ecco, si sta parlando di Nick Cayman, un cantante cui le ragazze sono molto appassionate. Comunque Vecchioni è, cioè, un cantante molto... Cioè, non è... Cioè, offre dei testi... contemporanea, cioè musica contemporanea, musica anche con dei testi molto interessanti per i giovani. Beh, forse non si rivolge proprio ai giovani, anche alle persone più grandi. Sì. Quindi... Scusa, non ho capito la domanda. Cioè, Vecchioni offre dei testi soprattutto per i giovani, parla di problemi, come ad esempio quella canzone parlava di una prostituta, no? Te cosa ne pensi? Che mi sembra giusto che sia così. Cioè, capisci anche te che Vecchioni, essendo un cantante sulla 50, potrebbe? Cioè, parlarne dei giovani. A me sembra un tipo giovanile, anche se sui 50... Grazie. Festa dell'Unità, abbiamo l'ultima intervista della serata con queste due ragazze. Come vi chiamate intanto? Io Elisabetta. Daniela. Attenzione al filo. Scusi. Aspetti. Dunque, cosa ne pensate di questo tipo di musica? Ma non è il genere che ascolto molto spesso. È stato pensato che questo tipo di musica può sostituire la musica techno della discoteca. Per voi è giusto? Beh, secondo me è giusto ascoltare un po' di tutto. Ma secondo me sostituire la musica della discoteca no, perché ogni ambiente deve avere una musica diversa.
Ma è stato anche rilevato che la musica a discoteca molto spesso può provocare anche dei gravi incidenti mortali fuori dalle discoteche. Ma io non credo che sia la musica che genera questo genere di incidenti. Non dipende da come reagisce andando in discoteca. Ma poi gli incidenti capitano soprattutto per gli alcolici e per chi beve troppo, non c'entra niente la musica. Faccio un'ultima domanda. È giusto per voi la nuova legge che è stata approvata che le discoteche non ci siano più alcolici e che chiudano massimo le due? Che non ci siano più alcolici in generale no, magari molto limitati sì, e che chiudano le due assolutamente no. E invece io credo che se non c'è proprio altro rimedio, cioè le persone che si uccidono sulle strade sono tantissime e quindi... Testo oppure come melodia? Sia testo che melodia. Sia testo che melodia. Quindi tu in Vecchioni cosa apprezzi più? Cioè il testo o musica come melodia come ecco. Non posso dirlo perché non lo conosco bene. E quale cantante ti piace maggiormente di tutti? Battisti. Italiano. Ma ormai non si sa. Importa. Ti piace? Hai ragione. De Gregori ti piace? Sì, sì, l'ho visto, sì, sì. Ti è piaciuto molto più di Vecchioni? Perché lo conosco di più. Ma lì dove abiti, che non sei a Ferrara, a Vicenza, Vecchioni è molto conosciuto? Insomma, abbastanza. Lo sento perché ascolto parecchio la radio. Certi. Dalla ho visto. Pat Metini, che a me piace, non so, Pat Metini, non italiano. Poi ho visto i Simple Minds. Ti è piaciuto? Sì. Sì, sì. Quindi ti piace anche musica straniera? Sì. Di più? No, un altro genere. Un po' di più? No, no, dai. E qual è il cantante preferito? Straniero o italiano? Ti dico... A me piace la musica fusion, Pat Metini, Paco De Lucia. Adesso ti faccio qualche domanda su qualche cantante, solo perché questo è un programma sulla musica, siamo in diretta su Teleferrara e adesso ti faccio qualche domanda su Vasco Rossi, sei un cantante italiano, è una musica un po' particolare, alcuni testi soprattutto riferiti ai giovani. Tu conosci alcune canzoni e se le conosci, quale canzone preferisci diretta ai giovani? Allora, per piacere, mi piace. Quale canzone? Ce ne sono molte che mi piacciono. Diretta ai giovani non lo so, cioè non te lo saprei dire adesso. Hai presente ad esempio Ogni Volta? Sì, bella. Quella è una canzone dedicata a una coppia di giovani di cui uno non riesce a trasportare l'amore verso l'altra ragazza e quindi grazie a qualche sguardo solo quella volta riesce a conquistarla. Per te è un discorso superficiale o abbastanza valido? Valido. Sì, sì. Quindi se parlo di Baglioni cosa mi rispondi? Mi piace. Mi piace, sì. Abbastanza. Sì, sì. Mi fa piacere. Va bene, finita l'intervista. Grazie. Ciao, di fronte al palcoscenico di Vecchioni che sta ultimando il suo concerto. Abbiamo qua due ragazze nella nostra quinta presentazione, nelle nostre domande. A te la musica piace soprattutto ascoltata in modo passivo o attivo? Cioè a casa, sopra la poltrona o come vederla in concerto? A casa, sopra la poltrona. Anche, quindi non siete venute a fare una passeggiata qua soprattutto, bene. Mi piacciono le ragazze sincere. Abbiamo due ragazze molto sincere, quindi domande soprattutto molto anche personali, potremmo dire. Cioè risposte personali anche. Quindi, la musica, cioè voi ascoltate soprattutto una canzone come testo o come melodia? Come melodia. Come melodia. Quindi come Baglioni, cioè un cantante come Baglioni che offre soprattutto sia melodia che testo, cioè lo apprezzate Baglioni? Sì, molto, anche come testo però.
Sì, anch'io. Quindi un cantante come Vecchioni? Non lo ascolto tanto, neanch'io. Di solito andate in discoteca? Sì, sempre, tutte le domeniche. Sempre. Quindi discoteche qua vicino a Ferrara? Sì. Tipo? Sing Sing. Sing Sing. Ok, siete andate per ad esempio discoteche qua ai Lidi? Come... Sì, al Jay e al Top e al Barracuda. Quindi vi piace molto la musica discoteca? Sì. Apprezzate più quella che il resto? Beh, forse sì, eh. No, io preferisco la musica italiana. Comunque, i concerti di musica italiana offrono anche un incontro di giovani, no? Soprattutto perché la musica italiana è naturalmente capita, non come quella straniera, è capita soprattutto dai giovani perché ascoltano soprattutto dalle canzoni, ascoltano soprattutto il testo, come riferendo come problemi che succedono. Tu, cioè, quale cantante preferisci come... Ma io Carboni mi piace molto ogni tanto. A me piace molto Minghi. Ho capito. E come se ti dico Venditti, cosa mi rispondi? Ma non mi piace tanto. Come? Non ho capito. Cioè Venditti. Anche, sì. Quindi adesso naturalmente andrete a bere qualcosa. Sì. Siete venute qua per fare una passeggiata, avete detto. Comunque la musica italiana è meno preferita di quella straniera. Ma in Italia penso proprio di no, sai. Perché tutti, va bene, ascoltano molto quella straniera, però quella italiana direi che... Penso anch'io così. Bene, cioè, e quindi... Basta. Buonasera, siamo qui alla Festa dell'Unità a intervistare la gente. Abbiamo qui un nostro amico. Buonasera. Atti Christian. Che scuola fai? Una a caso, Lipsia. Parlami un po' dell'anno scolastico, dei tuoi professori che hai avuto. Professori, sì. A partire da Cantinotti, che lo chiamavamo Al Sord. Parlami un po' di lui, come interpretava le lezioni, se era un professore che ti andava bene. Diciamo che era troppo scastinculato, scusate se si può dire. Ma cominciava a leggere dal libro e poi ci spiegava tutt'altra cosa e ci faceva leggere dei capitoli interi così alla cazzo. E hai avuto dei problemi per quest'anno scolastico tu? Di più. Sei stato promosso o bocciato? Non c'è male. È una secchia. Non c'è male, sono passato con 6 proprio per il buco del culo. Ah, mi fa molto piacere. E con il rapporto per i tuoi compagni, dimmi com'è stato. Ah, hai avuto un gran rapporto con i tuoi compagni? Ah, da mazzo. Cioè, lo mettevate nel culo? Dicendo, facevamo il terrenino e poi ce lo mettevamo nel culo. E poi mi hanno detto anche di un certo Bovini, un drogato marcio. Ma quello lì, non lo vorrei dire, ma questa persona qui spara delle gran stronzate e poi dopo è un gran sfigato, è vero. E poi anche un'altra persona che senza è stata... Offendere. È stata in galera a celle rigole, si chiama Pippo, dottorino Pippo, è un ladro di professione. Sì, ma quello lì è anche troppo sparso, sì. Non sa guidare, non riconosce la destra dalla sinistra. E dice di voltare a destra, volta a sinistra. Beh, passiamo alle tue vacanze. Come dove hai passato le. Mi sono passato un bel mesetto di luglio al mare Cesenatico. Hai trovato delle belle fighe? Sì, ma sono già occupato con... Ecco, allora... una cosa che ti volevo chiedere fin da 10 giorni fa. Ma quella ragazza lì, come mai che si tinta i capelli? Vorrei chiederti, come mai questa tintura? Te lo sai? Io no, io penso perché... so da far vedere di più, perché il contrasto, tu essendo biondo, no? Il microfono. Cazzo vuoi, faccia la merda. Il contrasto, tu essendo biondo ed essendo mora, siete due figli di puttana. Te un faccio da merda cagato male subito. Secondo a fare il telecronista. Ma tua madre come sta? Mia madre dovrebbe essere a Bologna a battere, però non so. Dopo vado a vedere. La devo andare a prendere in macchina. Tua madre. No, parliamo un po' di tuo padre col finocchio. Eh? Tuo padre il finocchio. Che quanto costerà un bocchino? 10.000 kg più o meno.
Ma di bene è andato male che mi dia arresto dell'altra sera, ricordamelo, eh. Ma io volevo chiedere, tuo padre il finocchio lo fa per professione oppure per portare dai, a casa per un hobby, po' di soldi dai, per te, per vestirti così, per l'abbigliamento? Censura, censura. Perché mi metto lì? Luz qua, luz, camera 1 di me. Luz, segui. Luz, segui. Ragazzo, figlio. Luz, dammi il figlio. Beh, come no? Beh, noi... Via, Albi, via. Comunque per informazione sta riprendendo, eh? No, io la volevo, se ora mi intappo. No, c'è quello, ci sono io. No, veramente no. Dai! È l'ultima intervista della serata, abbiamo. Beh, qualcun altro. Qualcun altro. Vai, 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 vai. Vai, vai. Oh, va bene, cioè. Che stronzo. Sono delle puttane. Sono delle puttane. Già credi che non siamo di Teleferrara? No, non ho detto questo, ma magari sai, ci sono delle persone che quando gli dici ma davanti alla telecamera si vergognano. Vergognano davanti alla telecamera? Può darsi, mi viene da ridere. Invece se magari uno fa finta di... Guardano i giovani, ragazzi. Il nostro è un servizio vero, però. Cioè, spiegami un secondo, che la conosci Teleferrara te? Cioè, l'ho visto che c'è un canale. No, 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 scherzo. No, una cosa breve. È una questione di un minuto e mezzo, facciamo due o tre domande sulla musica. Dobbiamo finire il servizio, è dalle 7 che siamo qua. Sono 4 ore. Vabbè, ma capito che mangio peccato, c'è nulla che. Sì, dovete fatte? Proprio farne un numero preciso. Dove farne 10, ne fate 9. Ma dopo andiamo a bere, dopo ci sentiamo. Ho preso un costo, sono le fatte 9, cosa conta? Devo farne 10, il capo ne vuole 10. Allora fagliamo vedere gli ordini. No, ma no, me lo vendi che non. Noi ci abbiamo gli ordini da fare. Vabbè, però scusate, li abbiamo presi adesso. Cioè, cosa ci lasciamo andare per prendere l'altra che poi. No, però questo era proprio di un minuto. È un minuto e mezzo, Mica di più, Va bene, non volete, ok? A posto. Buonasera, siamo qua in intervista per la decima e ultima. Questo qui è il concerto di Vecchioni e subito vogliamo chiedere cosa ne pare di questo tipo di musica. Beh, la musica italiana mi piace molto. De Vecchioni non lo conosco in particolare, però mi piace molto Carboni, che sono venuta a vedere l'anno scorso. Comunque la musica italiana, diciamo, mi piace. È stato pensato che questo tipo di musica può essere sostituito al tipo di musica house o techno che viene in discoteca tuttora. Le pare giusto oppure no? Beh, diciamo, per me è musica che dura la frazione di una, non so, di un'estate o un periodo, mentre magari la musica italiana, cioè quella valida, determinati cantautori durano nel tempo, ma la musica, cioè, da discoteca può durare una stagione e basta. Bravo. Dopo non l'ascolta più nessuno. La parola musica cosa ti fa venire in mente? Beh, dipende che tipo di musica è. Diciamo la musica in generale, cosa ti ispira? Beh, se quando sono triste mi piace ascoltare la musica, diciamo musica, non so, musica leggera, musica dolce, però mi piace ascoltarla perché mi rilassa. Relax, quindi? Sì. Relax. Ultima domanda, vorrei chiederti, è stato provato, anzi si deve ancora provare, non si sa, che le discoteche dovranno chiudere alle 2 e ci sarà l'abolizione di tutti gli alcolici. Ora, molti giovani sono d'accordo, altri no. Lei come ne pensa? No, per me è giusto, cioè il fatto di abolire gli alcolici e sì, anche chiudere le 2 penso che sia anche giusto. Ah, è una cosa giusta. Anche perché vedendo quello che succede nelle strade. Ma molti giovani dicono che noi entriamo in discoteca tardi e quindi per uscire alle 2 ci rimaniamo poco tempo in discoteca. Beh, si entra
prima. Cioè entrano prima e quindi logicamente escono anche prima. Dopo che uno c'è stato 2-3 ore non importa che ci stia più tempo. Quindi è d'accordo con la legge? Sì. Perfetto. Chiudiamo qua. Ha ripreso tutto. Qui abbiamo i nostri due intervistatori e lì altri due che sono i nostri amici che sono venuti qua per l'occasione. Alle riprese c'è Luz Luigi che vedete il dito è suo. Bene, adesso intervistiamo questo sopra. Tu ti chiami, scusa? Mi chiamo Cazzo. Si chiama Cazzo, è un bel nome. Questo qui c'è, chi è? Culo. Culo. Altro nome, te scusa? Io... Nome, scusa. Stefano. Stefano, lui si chiama Stefano, nome normale. È il meglio della compa, diciamo. Adesso vediamo che questo intervistatore non ha ancora detto il suo nome. Figa. Figa. Originale. Aspetta, non si è sentito, scusate, ripetiamo il nome del telecameraman. Luigi Finocchio. Bene, questo si sapeva già. Bene, possiamo chiudere qua il nostro giro di interviste. Avete visto quante belle ragazze che ci sono qua. Ciao ragazzi, basta, andiamo a casa, dai che andiamo a bere a figa. Qua la Rivana, ciao da Stefano.